Nella guerra moderna morirai come un cane e senza una buona ragione. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo primo episodio di This War of Mine. Primo episodio di questa nuova serie che vi propongo, serie che tra l'altro non so quanto durerà perché bisognerà vedere quanto resisteremo, quanto saremo bravi a resistere in questo This War of Mine. Allora, per chi non lo conosce, This War of Mine è un gioco, adesso comunque il gioco ve lo spiegherà, adesso io comunque ho fatto una partita giusto per vedere i comandi eccetera eccetera, comunque è un gioco anche questo di gestione, attenzione, gestione, quindi noi con gestionali siamo forti, SimCity, Tropico, ve li ricordate, eccezionali, anche grazie ai vostri consigli, ai vostri commenti, è un gioco di gestione dei sopravvissuti, sopravvissuti che resistono a questa apocalisse ma dove non ci sono zombie. C'è una guerra civile, infatti vedete la scritta Fuck the War in basso, e quindi dovremo saper gestire questi sopravvissuti, evitare che muoiano, farli, cioè, sistemargli la casa, eccetera, eccetera. Quindi un ottimo gestionale. Adesso lo andiamo a vedere subito. Vi ricordo prima di tutto, amici, che se state vedendo questo video e non siete iscritti al canale, ovviamente di iscrivervi. Ovviamente. Condividete il video, mi raccomando, Facebook, mi raccomando, importantissimo, con i vostri amici, fateli vedere anche via cellulare, eccetera, eccetera, tanto ci vuole 2 secondi, e idem anche, molto importante, mettete un mi piace per far continuare la serie. Detto questo, amici, possiamo co cominciare, cominciare, quindi io faccio riprova, così perderò i salvataggi, sono arrivati ben avanti, comunque andiamo. Perfetto, caricamento, guardate subito questo gioco. Cosa ci propone? Allora, primo giorno, siamo al primo giorno. Ecco qua. Questa è l'ambientazione, vedete com'è molto bella disegnata in questa maniera molto molto piacevole, molto bello da vedere. Allora, guardate qua, eh. Anche le musiche sotto, molto vorrei farvi proprio vedere questo gioco. Eccoli qua. Allora, questa è la trama. Quando scoppiò la guerra civile, molti erano convinti che sarebbe durata solo un paio di settimane. Ci vollero anni prima che l'esercito riuscisse finalmente a circondare i ribelli che si trovavano nella capitale, bloccando tutti i rifornimenti. La popolazione dei civili intrappolata in città soffriva a causa della scarsità di cibo, delle malattie e dei bombardamenti. Quindi un gran casino, diciamo. Katia aveva incontrato Pavle, bah, e Bruno, quindi Katia è questo, Pavle è questo qua, e Bruno è questo, ve lo dico già. Prima che iniziasse la guerra, prima erano una giornalista, cioè lei, questa Katia, una giornalista, invece Bruno aveva un programma televisivo di cucina tutto suo, quelli che vedete nelle emittenti televisive sostanzialmente. E Pavle era la stella della squadra di calcio locale. E lei una volta l'aveva intervistato. In questa occasione si incontrano in circostanze molto diverse mentre cercano del cibo e un rifugio. Quindi questo è quanto. Allora, guardiamo subito. Questi sono i nostri 3 personaggi, ok? Allora, c'è Pavle, è leggermente malato. Bruno è abile in cucina. E ovviamente Katia, essendo che ha lavorato in televisione, eccetera, eccetera, è un'abile contrattatrice. Allora, qua c'è, in alto a sinistra, qua, come vedete, c'è il giorno. Siamo al primo giorno, sono le 7 di mattina e ci sono 22 gradi. Vedete, intanto loro parlano perché interagiscono. Qua c'è la nostra roba, assolutissimamente una. Niente praticamente. Però la prima cosa è questo qua, il nostro rifugio che vedete qua. Allora, prima cosa da fare è sicuramente iniziare a trovare delle cose. Allora, ad esempio, io prendo Bruno, vedete, e lo mando a ricercare qua, ad esempio. Poi mi prendo il nostro amico Pavel che se ne stava già fugando, lo mandiamo a ricercare qua. Ecco, vedete, Bruno intanto ha trovato, guardate cosa ha trovato delle erbe, noi le prendiamo ovviamente, possiamo fare prendi tutto e prendere tutto, ha trovato dei componenti, vari componenti usati per produrre praticamente qualsiasi cosa, chiodi, nastri adesivi, contenitori in plastica, rottami e altre cose del genere, molto importanti anche questi. E poi abbiamo trovato del legno, componente essenziale, noi prendiamo tutto e ce lo sposta direttamente nell'inventario. Allora, riprendiamo il nostro amico Bruno, gli diciamo di andare a cercare anche qua sopra, non riuscirà perché servirà una pala, però iniziamo
ci metterà più tempo a spaccare qua per arrivare in questa zona. Dove ci sono le manine vuol dire che roba da cercare. Adesso mandiamo anche lei qua. Eccolo qua, lui ha invece trovato sempre le erbe, poi ha trovato parti, vari tipi di parti meccaniche, zucchero, senza zucchero non puoi produrre alcol, anche questo è un elemento, acqua pulita, quindi è importante nella sopravvivenza l'acqua e il cibo, come ben sapete, parti elettriche, ovviamente prendiamo il tutto. Allora, vi dicevo, dove c'è la manina e dove si può rovistare? Dove c'è, questi qua si può costruire, sono elementi di costruzione, eccetera, eccetera. Bisogna qualcosa per forza la serratura, ok. Allora, lei la mandiamo qua e invece il nostro amico Bruno qua, vedete che sta cercando ma ci mette un bel po'. E c'è il nostro amico Pavel per l'altra manina. Dove c'è qua c'è la porta sostanzialmente, dove c'è qua c'è sempre da cercare, e poi ci sono la possibilità di usare armi, di trovarle, di costruire, cioè, un sacco di cose, c'è crafting, di tutto amici. Allora, qualità base erbe, è da un po' che lo volevo fare, perché io ci gioco da un bel po'. Noi prendiamo tutto qua, poi vi faccio vedere. Adesso sono le 10.50. Ecco, per questo episodio mi raccomando, pollice in su per far continuare la serie. La mia idea è quella di fare uno, massimo due giorni alla volta, perché comunque durano abbastanza, non sempre, perché dipende dalle cose da fare, comunque durano abbastanza. Ed è che ci mette tanto a ricercare. Allora, il nostro amico lo mandiamo qua, ma vedete, non si apre la porta. Qua invece dovrebbe essere aperta. Poi se schiacciamo due volte corre, guardate. Possiamo anche zoomare di più. Potrei forzare la serratura. Ok, allora, visto che Pavel è leggermente malato, iniziamo la costruzione di qualcosa. Allora, questo è l'upgrade e questa è la costruzione. Costruzione. Con i pezzi che abbiamo trovato, cosa possiamo fare? Allora, dei letti, una sedia, poi possiamo fare una stufa semplice, possiamo fare anche una radio. Ognuna delle cose, ognuna degli oggetti, scusate, ha delle funzioni principali, che poi sono scritte qua, noi nel mentre le andiamo a vedere con calma. Dei laboratori, poi possiamo fare laboratorio di metalli, eccetera, eccetera. Allora, io direi di fare subito un letto, vedete? Ci permette di dormire discretamente, a prescindere dall'ora e senza provocarci mal di schiena. Ok, allora gli diciamo produci, e ci dice, ok, dove lo posizioniamo? Allora, io lo posizionerei qua, che così non ci rompe le palle. Vai, posiziona. Ecco, Pavle, chiamiamolo Pavle. Va a cercare. Allora, ogni personaggio ha delle qualità diverse, ma anche sia fisiche, ma anche di spazio nell'inventario, eccetera, eccetera. Ma lo andremo a vedere, perché di giorno curiamo il rifugio. E bene, lo dobbiamo curare. Di notte dobbiamo andare a recuperare risorse in giro. Quindi questo è quanto. Tra l'altro, qua il nostro amico, bravissimo, il nostro amico cuoco è arrivato fino a qua e può anche andare a prendere queste cose. Tra l'altro possiamo cercare anche qua adesso. Allora, benissimo, lui ha trovato erbe, parti zucchero e parti elettriche. Prendiamo tutto, che ci serve tutto. Andiamo a cercare qua adesso. Poi c'è la possibilità di cercare anche qua. Allora, eccolo qua, il nostro amico Pavle, vedete? Può dormire, adesso lo facciamo dormire, leggermente malato, lo facciamo dormire, perché così lo facciamo uscire di notte. Qua ha trovato cibo crudo, buona, possiamo farcelo, componenti, possiamo cucinare, zucchero, acqua pulita e legno. Allora, qua troviamo un bel po' di cose nel rifugio che ci servono giusto per iniziare, ovviamente. Dopo sarà un altro paio di maniche, no, ecco, ad esempio, qua. Ok, allora, lo mettiamo seduto lui. Lei invece che è entrata qua, andiamo a cercare qualcosa. Qua il tempo possiamo anche terminare subito il giorno, e capiterà che dovremmo farlo, se solo avessi qualche tipo di pala. Sì, con la pala fa molto prima che con le mani, possiamo costruirla anche, ma io non direi di non spendere risorse per costruire la pala. A questo punto diciamo a Bruno di andare qua a costruire qualcosa. Qua serve per fare l'upgrade, poi dopo lo vedremo anche con calma. Ok, allora possiamo fare un altro letto, eccetera, eccetera. Io farei un fornello, niente di più semplice. Brucia del combustibile ricavato da legno, libri o componenti, e usa dell'acqua per cucinare un pasto più nutriente del cibo crudo. Quindi io farei questo qua. Produciamo. E ovviamente dove lo mettiamo questo? Possiamo metterlo dove vogliamo, però io lo metterei verso la cucina. Proprio magari qua, posiziona, ecco, lui adesso andrà là a costruirlo. Poi ci servono delle cose per recuperare anche l'acqua, ci sono
tante cose, amici, tante cose. Questo gioco spero che vi piaccia, perché è un ottimo gestionale, molto bello. Molto bello gestionale. Adesso vi farò vedere anche la notte, che è una parte cruciale del gioco, dove c'è molta azione. Dalla parte del giorno è più strategica, così di notte diventa molta azione. E quello che facciamo del giorno, attenzione, perché la notte diventa fondamentale. Ci sono delle cose a stare attenti. Comunque lei ce la sta quasi facendo. Lui l'ha prodotto, vedete? Adesso possiamo dirgli di cucinare. Possiamo sia aggiornarlo, vedete? Potenziamenti, però... il fornello più efficiente ci permette di preparare cibo cotto in modo più efficiente, di conseguenza risparmiare combustibile. Non male. Però ci ciuccia via un sacco di cose, però non ci serve. E questo serve per costruire... cioè per fare appunto da mangiare. Attualmente abbiamo tutto meno che questi. Questi qua sono... come vedete, del combustibile. Possiamo usare come combustibile o i rottami o il legno. Io userei, di solito si usa il legno, ne produciamo 4 magari, produci, e adesso possiamo cucinare qua. Quindi domani abbiamo il cibo, cioè ne abbiamo uno, bisognerà cercarne altro. 7:40 è quasi notte, e questo vuol dire una semplice cosa. Eccola qua, la notte. Ok, adesso pianifica la notte. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire a uno dei 3 sopravvissuti, ma poi ne avremo anche di altri, che cosa fare. Allora, Bruno, vedete, guardate qua, guardiamo subito una cosa. Bruno, Pavle e Katia. Allora, Pavle e Katia hanno una capacità di zaino molto più alto rispetto agli altri, quindi io direi che Katia la facciamo rovistare, cioè la mandiamo in giro a rovistare. Poi Pavle gli facciamo fare la guardia, e Bruno lo facciamo dormire. Ok, Katia l'abbiamo fatta rovistare, ma dove? Possiamo fare casa bifamiliare, guardate. Metà dell'edificio è un rudere, ma nell'altra metà ci vivono delle persone. Non sembrano amichevoli, a volte di notte si sentono degli spari provenienti da lì. Probabilmente potremmo rovistare in cerca di provviste nella parte abbandonata, se riusciamo ad attraversare la zona abitata senza farci vedere. Qua cosa troviamo? Già qua l'indicazione ci dice che non è una zona tranquilla, ma cosa troviamo? Montagne di cibo, un mucchio di medicine, montagne di armi, montagne di parti e pericolo. Poi c'è il cottage abbandonato. Questo quartiere è stato bombardato di recente, molte case sono ancora in fiamme. La gente è scappata di corsa per salvarsi la vita. Quindi potremmo trovarci della roba utile senza incontrare nessuno. Cosa troviamo qua? Un mucchio di cibo, montagne di materiale, un mucchio di medicine, montagne di armi, un mucchio di parti. Mucchio montagne è relativo, non c'è tantissima roba. Questo è il nostro rifugio, e poi abbiamo qua lo squat decrepito. Era abitato da senza tetto, già molto prima della guerra, hanno sempre lottato con la mancanza di cibo. Mi chiedo se sono riusciti a sopravvivere alle carenze degli ultimi tempi. Possiamo aspettarci comunque di trovare roba sorprendentemente utile nei nascondigli. Cosa troviamo? Montagne di materiali, qualche armi e un mucchio di parti. Allora io andrei però qua. Primo il cottage abbandonato. A, perché non è pericoloso, e B, perché possiamo trovare della roba. Facciamo preparati. Allora qua possiamo decidere di portare qualcosa. In questo caso ad esempio, se abbiamo delle armi, la pala, piuttosto è, possiamo decidere di portarla. In questo caso non abbiamo una ceppa, quindi gli diciamo non portare niente, ma rovista. Quindi nell'inventario tutto vuoto. Eccoci qua. Possiamo già andare a cercare, vedete questo ambiente? E qua ci sono dei passi, attenzione. Allora, intanto qua abbiamo trovato delle cose, prendiamo tutto, sono le solite cose, componenti, possiamo lasciarli, prenderli, come vogliamo. Ok, ci sono dei passi, era un topo, per fortuna che era un topo. Andiamo a rovistare qui, e qua troviamo un sacco di altra roba, guardate. Un sacco di altra roba che tra l'altro non ci sta tutta nell'inventario, vedete? Quindi bisogna prendere un po' di parti, un mix sarebbe la cosa migliore. Allora, per ora prendiamo questo, andiamo a vedere qua. Possiamo spiare per capire se c'è qualcuno all'interno, vedete? Ci sono dei topi, non c'è nessuno all'interno. Apriamo, vediamo se... Ecco, ad esempio un frigo, nel frigo di solito si trova roba da mangiare. Andiamo a cercare se troviamo roba da mangiare in questo fottuto frigo. E troviamo infatti questa roba qua. Perfetto, la prendiamo tutta. Allora, ecco, qua c'è un problema, perché abbiamo tirato su tanto e abbiamo finito l'inventario. Ora, essendo che qua c'è roba da mangiare, io farei una cosa. Tornerei qua. Lascerei giù, magari, questi componenti qua. E magari altri due di legno, così. E andrei a prendere da qua il tutto.
Ovviamente vedete che possiamo andare più di una volta anche il giorno dopo, sempre se non ci ha fregato la roba. Allora, qua abbiamo delle erbe, non le prendiamo. Prendiamo l'acqua invece. Ok, qua c'è dello zucchero. Possiamo prenderlo, sì. Fino a slot di 10. 10, sì, ok. Questi qua li lasciamo qua per ora. Prendiamo, direi, adesso del legno. Da qua. Chiudiamo la porta. No, forse... Ecco, ok, chiudi la porta adesso. Perfetto. Andiamo qua a cercare... e prendiamoci il legno, via. Ok, siamo pieni, possiamo tornare a casa, corre all'uscita e andare a casa. Questa qua è l'arma pugno, per ora solo pugno. Katia è tornato, tornata sarebbe, però tornato. Vabbè. Caricamento. Ok, vedete che adesso siamo al secondo giorno, quindi abbiamo passato il primo, siamo al secondo giorno. Ogni giorno salva, quindi facciamoci anche questo giorno, visto che è la prima puntata. Poi scrivetemi nei commenti se volete uno o due giorni. Ciao, guardate quanta roba. Ok, è stata nottata tranquilla. Kat è tornato con un sacco di cose. Perfetto, vedete che qua... Adesso lui sta... Adesso qua deve continuare. Vedete, Katia comunque ha fame e stanca. Allora, mandiamo Katia a dormire. Poi, ha dormito male, ovviamente. Ha dormito una ceppa, praticamente. Lo lasciamo seduto. Pavel ha fame ed è leggermente stanco, anche malato, va bene. Continua a produrre questi cosi qua. Anzi, Bruno, mi borbotta lo stomaco. Va bene, adesso prepariamo da mangiare, non ti preoccupare. Ok, lui lo lasciamo seduto qua. Chiamiamo il nostro amico Bruno, Brunello. Brunello, vieni qua un secondo. E gli diciamo di cucinare. Allora, vedete che può farne due. Uno o due con questi componenti necessari. Allora, produciamo, via. E ci produce due di questi che possiamo tranquillamente mangiare. Poi si può mangiare anche la roba cruda, ma non direi di no. Allora, visto che Bruno ha dormito male e ha poca fame, io darei da mangiare sicuramente al nostro amico Pavel, che ha fame. Gli diciamo di mangiare, perfetto. E gli diciamo di sedersi. Il nostro amico Bruno si mangia l'altra. Katia non si mangia una Kate, anzi, non si mangia una cippa. Però possiamo andare a ricercare. Vediamo un po' qua. Però qua c'è la porta, non si sa se si apre. Allora, qua non ci sono farmaci, quindi bisognerà trovare anche dei farmaci. Poi arriveranno anche persone a bussare le porte, succederà un casino, ma cambia sempre la storia, quindi. Mandiamo Bruno. La maggior parte del tempo il mio sonno è stato irrequieto, ovviamente facendo la guardia, dormendo così al cavolo seduto, non è il massimo. Allora, cosa facciamo? Possiamo fare... Qua c'è tante cose, possiamo fare il collettore d'acqua piovana. Cos'è? È un congegno semplice che raccoglie e filtra l'acqua piovana necessaria a cucinare e distillare alcol. Potrebbe essere saggio costruire almeno un paio. Oppure possiamo fare il laboratorio dei metalli. Ci permette di costruire attrezzi come la pala per rimuovere le macerie, il piede di porco per forzare le porte e i coltelli per difenderci. Più avanti potremmo usarlo per costruire attrezzi più avanzati, addirittura per riparare armi da fuoco, quindi ottimo e importante. Possiamo fare anche un altro letto, possiamo fare la radio, vedete? Sarebbe grandioso riuscire ad ascoltare le ultime notizie e le previsioni del tempo. Questo è molto importante, amici, per capire la zona di dintorno dove siamo. Potremmo prepararci meglio ad affrontare le avversità se ne fossimo messi al corrente in anticipo. Quando non vengono trasmesse notizie possiamo ascoltare un po' di musica per sollevarci il murmurio. Questa è importante, questa radio qua. Infatti io mi piacerebbe produrla, anche perché non occupa tanti componenti. Adesso vediamo se riusciamo a fare questo dell'acqua, che è importante. Ecco, questo qua dell'acqua io lo metterei qua. Cioè proprio qua, verso il bagno praticamente. Lo posizioniamo qui. È utile far riposare anche le persone, quindi magari avere un altro letto può essere anche utile. Comunque ci sono più 20 gradi, stiamo attenti ai gradi perché più 20 gradi si sta bene, però se la temperatura scende, sono cavoli, e i nostri amici hanno freddo, quindi andrà costruita una stufa. Ora ovviamente Katia qua ha dormito, adesso ha fame ovviamente. Allora adesso la mandiamo su. Ok, Pavel lo mandiamo qua, a lei la mandiamo qua per ora, eccolo qua che lui ha costruito, eccolo qua,
Scusa, Kate, stai qua. Allora, vedete, per fare l'acqua pulita abbiamo necessariamente bisogno di fare un filtro, che non ne abbiamo. Quindi dobbiamo costruire un filtro. Mandiamo Bruno qua. Tra l'altro, anzi, sapete cosa faccio? Mando Bruno qua e Katia a costruire il filtro. Vai, Katia. Katia, Kate, chiamatela come diavolo volete. Ok, possiamo farne uno. Produciamo subito il mangiare. Spero che riusciamo a mantenere caldo questo posto. Vedete che iniziano a, insomma, a rompere un po' le palle, diciamo. Eccolo qua il filtro. Ne produciamo uno. Perfetto. Tra l'altro sono già le 3 del pomeriggio. Vedete che il giorno passa abbastanza rapido, amici. Quindi, ok, perfetto. Katia l'ha fatto questo qua, mandiamola qua, anzi mandiamola a mangiare anche lei. Bruno ha dormito male, adesso lo mandiamo a dormire. Ok, Katia adesso, Kate, Katia, chiamatela come volete, sta bene, per ora va bene così, siediti. Il nostro amico Bruno adesso qua, vedete, può fare l'acqua, quindi produrre l'acqua, produci. Perfetto, lui adesso produrrà dell'acqua, acqua che ci serve, come ben sapete, per bere, per cucinare, sapete insomma cosa serve. Ora vedete, 4 è il tempo che ci vuole per produrre l'acqua, noi l'abbiamo messa qua, va bene, poi alla volta produrrà acqua, si può mettere anche da altre parti, non c'è problema. Ok, allora mandiamo qua, tanto sono le 5, mandiamo qua Bruno. Allora, lui ha dormito male. Bruno, domani ti facciamo dormire, non ti preoccupare. È già buona che hai mangiato. Ok, qua potremmo fare un altro letto. Io lo produco, così metto un altro letto. E lo voglio mettere esattamente qua, vicino all'altro. Posizione, via. Facciamo un altro letto, così abbiamo già 2 letti, che non è male. Poi bisognerà produrre delle sedie. Allora, Katia sta molto bene. Adesso vedremo di tornare nel cottage, nella casa là dove siamo stati, così da recuperare altre risorse, quelle che abbiamo lasciato in giro, perché è meglio dormire sul pavimento, è terribile. Beh, adesso quel letto lì è fatto da 4 bancali, se non erro. 1, 2, 3, sì. 4, 5 bancali. Ma una roba. Allora, Katia la mandiamo a rovistare. Lui lo facciamo dormi a letto, vedete? E qua invece Pavle lo facciamo invece fare la guardia. Vedete che abbiamo sbloccato anche la chiesa di St. Mary. La chiesa di St. Mary è ancora il luogo di incontro della comunità locale. Il sacerdote Oleg è noto per le sue opere di beneficenza e perché offre sempre asilo ai poveri. Potrebbe avere qualcosa da regalarci o da scambiare. La sagrestia dietro la chiesa è distrutta e abbandonata, potremmo trovarci dei materiali utili. Ok, io andrei comunque sempre al cottage. Abbiamo anche il garage qua, prima della guerra potevi andarci per far riparare l'auto. Il garage è dove riparare le macchine dal meccanico, sostanzialmente. In America si chiama garage. Era una discreta impresa di famiglia in cui lavoravano un figlio impulsivo e il suo vecchio padre. Se vivono ancora lì, potrebbero aver voglia di fare qualche scambio con noi. In caso contrario, potremmo trovarci un sacco di parti utili e forse anche un po' di cibo. Allora, io tornerei al cottage. Portiamo da zero l'inventario. Perché torno qua? Perché abbiamo lasciato altra roba. Altra roba che sarebbe bene andarla a recuperare. Allora, tipo qua fuori. Prendiamo tutto. Che è tutta roba che ci serve. Diamo sempre un'occhiata prima di entrare, perché potremmo trovarci dei visitatori, a volte sono persone buone, a volte sono ostili. Chiudiamo sempre la porta perché può entrare qualcuno, quindi con la porta che si apre faranno casino. Andiamo a verificare nel frigo cosa troviamo. Ok, prendiamo tutto. Guardiamo anche qua. Prendiamo tutto. Perfetto, guardate, forse questi spero che siano topi. Cerchiamo nel letto, sotto il letto. Dove, cosa troviamo? Attenzione, delle bende. Perfetto. Prendi tutto. Adesso abbiamo l'inventario pieno. Abbiamo trovato anche delle medicine e erbe. Non male, non male. Vedete che qua abbiamo altre cose.
e anche nel piano sopra e nel piano sotto altre cose, quindi attenzione amici perché abbiamo cose in giro. Pieno di topi qua, molto interessante. Andiamo a cercare. Troviamo tante altre cose. Adesso vediamo se, sì, qua abbiamo preso tutto, dobbiamo tornare il giorno dopo. Guardiamo intanto qua se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Possiamo aprire agevolmente la porta, ma è chiusa a chiave, quindi bisogna forzarla. Visto che ci siamo, andiamo anche nel piano sotto. Qua c'è un armadietto e qua possiamo cercare altre cose. Ok, qua ci sono legno, eccetera, eccetera. Non male. Non male, bisognerà costruirsi una pala per levare agevolmente questa cosa qua e superare la notte. Ok, perfetto, andiamo verso, corri verso l'uscita perché tanto abbiamo l'inventario pieno e abbiamo preso praticamente tutto. Possiamo tornare a casa e quindi Katia è tornato, tornata. Caricamento e siamo ovviamente adesso, guardate, al terzo giorno. Abbiamo superato la notte, adesso lei torna. Portato le bende, ora diamo un'occhiata a quella ferita, quale ferita non si sa, forse quella di Pavle. Qualcuno ha fatto irruzione, eccolo qua, è venuto qualcuno durante la notte e ci ha portato via tutto con la forza. Te! Siamo stati attaccati durante la notte, Katia è andata a cercare il provviste e ha riportato delle cose interessanti. Qualcuno ha cercato di derubarci, era solo un paio di sciacalli, così ci hanno feriti appena, è un peccato che non avessimo armi. Pavle è stato ferito, ma gli aggressori non hanno rubato niente, le guardie stanno facendo un buon lavoro. Quindi Pavle è ferito e bisognerà anche medicarlo. Benissimo. Ma detto questo, amici, per questo episodio è tutto. Vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale, mettete un mi piace per far continuare la serie e commentate dando suggerimenti o cosa ne pensate del gioco. Da Amorouge è tutto, ciao, e al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ciao, sono Amorouge, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube, bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video, ciao!